Venerdì della quinta settimana del tempo ordinario. Ascoltiamo. Dal libro della Genesi. Il serpente disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: non dovete mangiare di alcun albero del giardino?» Rispose la donna: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino, Dio ha detto: non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete». Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto, anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male». Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza, prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè «apriti». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. Gesù ci ha svelato il segreto di un miracolo che possiamo ripetere anche noi, diventando protagonista dell'Effatà, di quella parola «apriti» con la quale egli ha ridato la parola e l'udito al sordomuto. Si tratta di aprirci alle necessità dei nostri fratelli sofferenti e bisognosi di aiuto, rifuggendo l'egoismo e la chiusura del cuore. È proprio il cuore, cioè il nucleo profondo della persona, che Gesù è venuto ad aprire, a liberare, per renderci capaci di vivere pienamente la relazione con Dio e con gli altri. Egli si è fatto uomo perché è l'uomo, reso interiormente sordo e muto dal peccato, possa ascoltare la voce di Dio, la voce dell'amore che parla al suo cuore, e così impari a parlare a sua volta il linguaggio dell'amore, traducendolo in gesti di generosità e di donazione di sé. Ed è proprio così come la parola che è stata proclamata oggi che viene ad illuminarci. Ecco perché siamo qua vicino alla vasca battesimale con la luce del cielo acceso, perché la luce continua ad invitarci ad essere illuminati. E in un momento del battesimo, già alla fine, anche se ci sono ministri con fretta e pensano che in questa mediocrità ecclesiastica in cui stiamo vivendo negli ultimi tempi, che sembra contraddittorio, oggi formazione sacerdotale, universitaria, lauree, roba varia, ma vita spirituale a volte molto precaria. E dicevo, questo segno che si utilizza nel battesimo, al cui se le dice Effetà, e con forza, imperativo, un ordine, Effetà, apriti, e si le fa il segno nell'orecchio al battezzando, già sia bambino, adulto, e anche sulle labbra, ripetendo che il Signore ti conceda al più presto
perché un bambino, no? Ascoltare la parola di Dio e annunciare le meraviglie della sua opera nella tua vita con le labbra. Guardate che bello, bellissimo questo. Anzi, direi, quante mamme cantano, pregano nel tempo della gestazione ed è comprovato che questo bambino, questa bambina sperimentano un movimento. Quante mamme si sentono e dicono: fra tempo che pregavo, questo bambino sembrava già dal grembo che pregava con me. Ma la prova. Perché non è vero che quello che sta dentro non vive, non è un essere umano. Sperimenta una dimensione dell'ascolto che dopo purtroppo potrebbe chiudersi. E quanti figli sono oggi che non ascoltano più i genitori? Quanti figli? Anzi, può darsi che siamo stati anche noi, in un tempo precedente, i primi a non ascoltare. La parola va molto forte, guarda che il libro della Genesi sta parlando di che Dio aveva questo contatto con l'uomo e un paio di giorni fa, quando le ha creato, sono due racconti della creazione, nel primo li creò e disse, e loro erano nudi e non si vergognavano, che non è la nudità nel senso dell'erotismo, se no che è nel senso di che loro non hanno bisogno di proteggersi, non hanno bisogno di difendersi, cioè l'uomo non pensa che la sua moglie, nemmeno la natura, ma che la sua moglie le potrebbe fare del male, non c'è bisogno di difendersi. E la donna, la moglie, pensa lo stesso, non c'è bisogno di difendersi. Di che cosa mi devo, se sperimentiamo l'amore? Vedi come oggi anche se dividono i beni, cosa che se la cosa non funziona, chi ha messo la parte maggiore non la condivide con l'altra. Vedi? Vedi come la società viene contaminata in tutti i sensi, in tutti i sensi. Anche in questo, segno del dubbio. E se l'altro mi fa del male? E se l'altro dopo mi toglie la mia roba, come io ho messo la parte maggiore? O le cose sono nel nome mio, non di tutti e due, come se fossero individui. Ecco perché molte volte questo consenso matrimoniale non si unisce, non si fonde. Perché? Perché alla fine sempre sono divisi. Sono partiti divisi e continueranno divisi. Ecco perché, guarda, è il demonio che va a parlare con la donna e dice, ma che cosa? Che è il più astuto di tutti gli animali. È vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino, alcuno, basta che sia uno. E lei rispose, di tutti i frutti possiamo fare tutto, tranne mangiare di questo. Psicologicamente o dentro del pensiero di questa donna, se Dio le vieta una cosa, un albero, vuol dire che non è libera. Questo le sta dicendo le mogli. La brutta bestia ce le sta facendo già la prima catechesi, dicendo tutto, non è vero che sei libera. Li mette in dubbio, dice che Dio è un bugiardo, che le inganna, le dice che non è libera. Guardate, questa stessa catechesi te la fa il mondo a te, a tua famiglia. Non sei libero se tu non puoi fare quanto ne vuoi. Se Dio ti amasse, ti lascerebbe libero. E gli adolescenti la pensano così molte volte, no? Quando non c'è una radice cristiana. Se i tuoi genitori ti amassero, ti darebbero i soldi per uscire, ti comprerebbe tutto quello che vuoi, anche se si esce nuda, nudo, o ti fai i segni che sembri una ragazzina invece di un maschietto, al contrario. Perché? Essere libero. Ma che libertà? La libertà parte dalla virtù appoggiandosi nella grazia. Il cristiano è alla fine l'unico uomo libero. Perché?
che sa ascoltare e il suo padre e lo annuncia con le labbra e con i gesti. E poi continua avanti. Che cosa è successo? Che loro si sono visti nudi, cioè la donna e l'uomo, il suo marito, hanno sperimentato per prima volta il dubbio: e se l'altro mi fa del male, mi nascondo. Questo è il segno del coprirsi, è giusto un altro segno del foglio e del fico. Noi sappiamo il fico nel testo sacro significa quest'albero che apre le braccia al mattino quando sta fresco, alza le braccia per lodare Dio, e man mano che la giornata si va riscaldando questi rami iniziano a scendere, perché il tronco è un po' aerifero, è un po' leggero, non è totalmente consistente e con diciamo a spazi d'aria inizia a scendere. Ecco perché non si può o non si deve salire sul fico nel tramonto, perché le braccia, il rame sono caduti. Che cosa vuol dire? Guarda, il segno del dialogo, della preghiera, che alla fine la preghiera è dialogo, il dialogo con Papà Dio si è spezzato, si sono coperti. Per oggi questo brano ci lascerà qui, però continuando con il Vangelo, perché vanno tutti perfettamente d'accordo, troviamo un'altra volta che questa persona è pagana. Viene dalla Decapoli, le 10 città, Deca, 10 polis, città. Un pagano, Effata. Non le dice sei salvato, però è il segno della libertà. Il segno di chi vive nella grazia di Dio è quello che non ha paura di annunciare le meraviglie di Dio nella sua vita. Che bello. Ecco perché, guarda, la parola lo mette in contatto con il libro della Genesi, che è sempre spettacolare. A me piace tantissimo, perché il matrimonio, quando manca la grazia, non si ascoltano più tra di loro, iniziano ad ascoltare altre cose, altri consigli di chi? Non giustamente di quelli molte volte che vivono nella grazia, sino che di quelli che già vivono nella schiavitù. Lo schiavo ha invidia di quello che è più libero di lui, così che lo chiama a diventare schiavo come lui. E già non si possono parlare più. Si rompe il dialogo. Anzi, il dialogo diventa una aggressione. Ecco perché Papa Francesco parla di questa. Il dialogo e l'andare all'incontro con l'altro. Vedi come oggi, con questo pandemonio, il veleno che si mette nelle mani, le mascherine, sono segni anche, attenzione, sono segni anche che l'altro mi può portare la morte, l'altro mi può uccidere. Perdo il dialogo, non ti sento più. Facciamo attenzione, fratelli, sono questi segni, non sto andando contro questo, sennò è il segno. Ci sono persone che oggi, pur senza bisogno, diciamo, è piaciuto non dialogare più, mettersi una mascherina spirituale, non avvicinarsi più all'altro, segno della pace, un segno di igienizzante spirituale, chiamiamole così. Che il Signore ci possa donare la vera libertà. Oggi il Signore ti dice con forza: apriti orecchie, apriti all'ascolto della parola, apriti al vero amore, che è quello della croce. Bellissima, bellissima la parola, che il Signore continua a darci
queste pillole d'amore, eh? Ricordati che la nostra ultima fermata è nella vita eterna. Buon venerdì.